Un Chieti che per i primi 20 minuti sicuramente ha tenuto il pallino del gioco in mano, poi improvviso è arrivato questo gol. Ma penso che la partita, non solo i 20 minuti, ma il Chieti l'ha fatta per larghi tratti, poi è normale che anche di là la qualità e la giocata è stata. Il peccato è solo su una nostra ripartenza nostra, abbiamo preso la loro ripartenza, questo è solo quello che dispiace, ma la squadra ha giocato, non penso che debba meritare questa sconfitta. L'importante è che stiamo crescendo, siamo cresciuti, abbiamo dimostrato anche qui di potercela giocare fino alla fine. A proposito di crescita, i nuovi arrivati, Caterino, ma anche Canale, bene, no? Hanno fatto bene, purtroppo non hanno ancora i 90 minuti, il 2005 Caterino ha fatto bene come lo stesso Luca, ma al di là dei singoli la squadra è stata in campo con autorità, forse abbiamo peccato negli ultimi metri un po' più di qualità, quello è stato. Nel primo tempo penso che ai punti avremmo meritato qualcosa in più noi, nel secondo tempo forse si è giocato poco e la partita è andata fino alla fine, ma fino all'ultimo siamo stati sempre lì per poterlo fare. Il Chieti è abituato proprio nel secondo tempo a giocare, a cambiare anche l'inerzia della partita. Ricordava lei, si è giocato poco, merito anche dell'esperienza, no? Di una squadra come il Campobasso. Esatto, sono stati bravi a spezzettare, a non far giocare, andavano a terra, ci sta, il campo, le partite si fanno così, però ripeto, io faccio comprendere la squadra che ci ha creduto sempre, non ha mai mollato e penso che oggi forse dopo Riccione è stata la migliore prestazione della squadra. Di cosa è contento dopo questa partita e di cosa invece non è contento? Non sono contento che negli ultimi metri siamo stati poco lucidi, perché oggi ci siamo arrivati sia in ampiezza che in verticale, siamo stati bravi anche a leggere alcune loro giocate, sappiamo che loro andavano sempre su questo lancio lungo e non abbiamo, nella fase di un possesso siamo stati bravi a non far giocare il loro play. Dobbiamo crescere ancora di più, come dicevo prima, nella qualità negli ultimi metri. Comunque non è una sconfitta che ridimensiona i vostri obiettivi, no? Assolutamente, noi il campionato mancano 18 partite. Oggi abbiamo dato dimostrazione che ce la possiamo giocare con tutti e ancor più consapevoli delle qualità che abbiamo. Mercoledì si torna in campo per l'ultima, poi ci sei il giro di boa, è l'ultima del girone di andata contro il Matese e lì bisognerà tornare al successo anche per salutare, no? Perché poi è l'ultima del 2023. Noi dobbiamo un passo alla volta conquistare quello che poi dopo possa essere qualcosa di importante. Adesso subito i ragazzi devono resettare per pensare a mercoledì, che è una partita importante per noi. Davvero un'ultima cosa, Chianese, Antignani, l'infortunio a che punto è? Potrebbe rientrare? Lo staff medico che è qualificato sta cercando in tutti i modi, questa settimana non si è allenato per nulla, vedremo come, penso sia difficile per mercoledì.